and groans, she knows she has seen this all before. She has seen this all before. She has. Spirit bird, she creaks and groans, she knows she has seen this all before. She has seen this all before. La mia vita oggi ha bisogno di questo. Vi racconterò tra poco di come ho capito innanzitutto una cosa quando feci la mia scelta. Forse è racchiusa in una frase. Non amo meno gli uomini, ma più la natura. Magari non erano queste le parole esatte che avevo in mente il giorno in cui feci quella scelta, ma certo ne rimasi incantata quando le vidi scritte, nere su bianco, da una penna che non era la mia. Sono infatti versi del poeta Byron. Da allora sono la mia guida. Ero poco più che una bambina, ma legittimano nel modo più tecnico della parola la mia esistenza in questo mondo e ciò che ho deciso di fare, inclusa la mia scelta recente e più drastica. Da 4 anni passo la maggior parte della mia vita a bordo di una nave di Sea Shepherd. È un'organizzazione internazionale che si occupa di oceani. La Bob Barker è stata la mia casa per molti mesi. Io sono profondamente convinta che sia fondamentale assumersi la responsabilità di operare una scelta per salvare il futuro. Certo, è più facile non sapere, cambiare canale, voltare pagina, perché sapere implica scegliere. E a volte le scelte si scontrano con i piaceri personali, le abitudini, richiedono rinunce, sacrifici. Io ho fatto la mia scelta e l'incontro con Sea Shepherd, peraltro del tutto casuale, fu amore a prima vista per quell'azione diretta in difesa dell'ambiente e degli animali che fa la differenza e di cui avevo bisogno. Quindi mi lasciai tutto alle spalle, casa, lavoro, famiglia, vita privata. Se faccio un passo indietro nel tempo, quando conducevo una vita, chiamiamola normale, non posso dimenticare la depressione incalzante per vivere una vita che non era mai stata la mia. E quando mi resi conto che non stavo più vivendo, la paura attanagliava la gola in una morsa che non mi faceva respirare per giorni, beh, prima che fosse troppo tardi, decisi di mollare tutto e onorare le parole di Byron. Perché se non ho paura di morire, ho molta paura di non vivere. A bordo delle navi io faccio la fotografa. Devo documentare ciò che accade in mare aperto, spesso a migliaia di chilometri dalla costa, dalla civiltà, dove la legge esiste, ma non ci sono i controlli, quindi è come se non ci fosse. Ecco, Sea Shepherd si assicura che la legge sia rispettata. Vi parlavo prima di etica, morale, ideali, ma la legge è qualcosa di diverso, è qualcosa di concreto, tangibile, regola le nostre vite per ragioni più che ovvie. Ed io, in quella che è la mia scelta di oggi, ho deciso, anche in nome della legge, di salvare ed aiutare gli abitanti del mio adorato Grande Blu. Vi racconto una cosa. Ogni anno, nelle acque dell'Oceano Antartico, si radunano migliaia di balene in migrazione da nord, vanno a nutrirsi di krill. È un ciclo che si ripete da millenni in un delicato, meraviglioso equilibrio, sino a quando l'essere umano non decise che le balene avrebbero rappresentato una forma di sostentamento prima, ma di mero arricchimento economico poi, tanto da cacciarle in massa portandole quasi all'estinzione. Cosicché nel 1986 la Commissione Internazionale sulla Baleneria decretò che uccidere balene è un reato, ma ci mise la deroga della ricerca scientifica. Il Giappone pone allora sulle fiancate delle navi l'enorme scritta Research, presenta alla Commissione presunti progetti di ricerca del tutto insensati e continua ad uccidere indisturbato migliaia di balene. Lo va a fare laddove è più facile cacciarle e più difficile che qualcuno vada a disturbarli,
il santuario dei cetacei nell'Oceano Meridionale. Da quel 1986 al 2002 uccide illegalmente più di 25.000 cetacei. Sea Shepherd non resta a guardare. La Carta Mondiale della Natura parla chiaro. Ciascun cittadino del mondo ha il diritto e il dovere di agire per la salvaguardia della vita selvatica e degli ecosistemi naturali. Si preparano allora le navi e gli equipaggi per fermare quella che è una mattanza illegale, irresponsabile e cruenta. Uccidere una balena non è mica una cosa facile. Un arpione esplosivo viene conficcato nel corpo dell'animale che, lottando disperatamente per la vita, muore dopo una lunghissima agonia per diventare carne in scatola che ormai quasi nessuno mangia, né in Giappone né altrove, o per diventare cosmetici. Con Sea Shepherd si mettono in campo tutte le forze, inclusa la nave stessa, ma l'arma più potente a disposizione dei pastori del mare, la passione dei singoli volontari che non si fermano di fronte ad alcun pericolo pur di fermare l'ingiustizia. Vi racconto uno dei tanti episodi che ho vissuto. Mi trovavo sul ponte più alto della Bob Barker, dovevo appunto documentare gli avvenimenti. Ricordo quei momenti ancora con fortissima emozione. Mi sembrava di essere stata catapultata all'interno di un film d'azione, perché davvero non riuscivo a credere a ciò a cui stavo assistendo. Essendo che la stagione di caccia è lunga quanto l'estate antartica, almeno 3 mesi, la nave fabbrica giapponese doveva accostarsi alla nave cisterna per fare il rifornimento di gasolio, che è un'altra attività illecita in quelle acque. E si ritorna a parlare di legge. Ebbene, disperato, il comandante della nave giapponese spinge con forza le sue 8.000 tonnellate di nave contro la nostra piccola Bob, ci inonda con gli idranti di acqua gelida e salata per impedirci di governare la nave. Per me, nonostante il grandangolo della macchina fotografica, è un enorme gigante che avanza senza remore contro di noi. La Bob si inclina pericolosamente su un fianco. Il cuore batte forte, ma stranamente non per una sensazione di pericolo, quanto per il timore che riescano davvero a spostarci, che ci possano demolire e far fallire il nostro intento. Mi sento ripetere: non mollare, Peter, non mollare. Scoprirò soltanto nei giorni successivi cosa stava accadendo proprio sotto di me nel ponte di comando, la fermezza di Peter, il nostro giovanissimo capitano. Io non mi muoverò. Se vuoi prendere il mio posto, mi devi affondare. We need to stop this refueling from taking place. Mayday, mayday. Bob Barker. We are getting rammed. Nishin Maru, this is Bob Barker. I will not move. I will not move. You will have to sink me right here next to the San Borel. I am not going to move for you. Steve Irwin, we've regained propulsion. I have power. I am not backing down. Grazie. Com'è andata a finire quella volta? Che da lassù, tra le lamiere spezzate della Bob, vedo quella gigante sagoma nera arretrare, sconfitta. Li stavamo mandando a casa, senza gasolio, di fatto. Avevamo vinto la battaglia, quel giorno avevamo veramente salvato le balene, anche quel giorno. Vi parlavo prima di legge. Ebbene, dopo 4 anni di processo alla Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA, finalmente arriva la sentenza, 31 marzo 2014. La baleneria giapponese è una caccia esclusivamente commerciale. Quella scritta research sulle fiancate è riconosciuta come una bugia, uno stratagemma.
Da quel giorno veto immediato al governo nipponico di rilasciare le quote di caccia. Ha prevalso la legge, per fortuna. Ma ora vi porto da un'altra parte del mondo. Siccome ho scelto di difendere gli oceani, dopo la stagione antartica mi sposto in Nord Atlantico. Decido di navigare attorno a questo piccolo arcipelago di isole, le isole Faroe, che sono una zona di passaggio migratorio di gruppi di grandi delfini. Questi splendidi animali di una riconosciuta intelligenza e sensibilità e con un senso di famiglia davvero pari al nostro, si avventurano nei pressi delle isole, fiduciosi e stanchi, in cerca di riposo e di cibo, ma ahimè trovano invece la morte. Gli isolani li uccidono in massa, senza risparmiare nessuno. E ciò che un tempo era una caccia sicuramente di sussistenza, da decenni ormai è soltanto una festa, la festa. Una cruenta, terribile mattanza, davvero sanguinaria. Famiglie intere che vengono sterminate, un patrimonio genetico che sparisce nel nulla per sempre, come lo è ogni estinzione. Per poi scoprire che la maggior parte delle loro carni macellate torna ad accumularsi sul fondo del mare in veri e propri cimiteri. Ho visto uomini di ogni età, inclusi i ragazzini, entrare nell'acqua sino alla cinta con il desiderio di uccidere con grandissima soddisfazione quegli animali innocenti e indifesi, nel mentre le loro donne si godono lo spettacolo dalla costa, addirittura spingono i bimbi sulla spiaggia affinché assistano al massacro. Io non potrei mai immaginare di avere un figlio che con un coltellaccio in mano si avventura ad uccidere terribilmente un animale indifeso, non per fame, ma per il solo gusto di uccidere. Con quali valori potrebbe crescere? Quelle barbariche tradizioni trovano l'appoggio anche del governo danese, che per contrastare noi e chi come noi si oppone a tutto ciò, mette in campo addirittura le navi da guerra, la polizia. La scorsa estate mi trovavo appunto alle isole Faroe e stavo cercando di andare a fotografare lo sterminio di un centinaio di globicefali che purtroppo non avrei più potuto aiutare. Sono stata arrestata ancora prima di arrivare sul posto. Pensate, mi trovavo a bordo di un piccolissimo gommoncino, avevo con me solo la macchina fotografica. Nei giorni successivi l'accusa, il processo, la condanna al carcere per aver avuto l'intenzione di fermare la carneficina con una macchina fotografica che naturalmente mi venne sequestrata. Grazie. Credetemi, non si possono scordare le urla di paura e di dolore di quegli animali, il terrore che vivono negli ultimi lunghi momenti della loro vita nel tentativo di sopravvivere, con gli adulti che cercano di proteggere i piccoli e intanto il mare si colora del rosso intenso del loro sangue. Non si dimentica più. Vedete, balene e delfini contribuiscono con il rimescolamento delle acque, con il nutrimento del fitoplancton, all'ossigenazione dell'aria del nostro pianeta. Proteggere quegli animali è anche un modo per tutelare gli oceani e tutelare gli oceani è un modo per garantirci la possibilità di vivere. Perché se c'è qualcosa che accomuna tutti noi esseri viventi indistintamente, indipendentemente dalla specie, è che per vivere respiriamo. Ed allora io penso, sono fermamente convinta che non possiamo sempre aspettarci che sia qualcun altro ad intervenire nel sistemare le cose, ancor più quelle che ci riguardano tutti indistintamente in tutto il mondo, perché noi siamo gli altri e il pianeta che viviamo è la nostra casa. Tutti in cuor nostro desideriamo che le cose cambino per un futuro migliore.
scommetto anche tutti voi. Ma quanti sono davvero disposti a cambiare un po' di se stessi? Io ci sto provando. E il primo passo del mio cambiamento è stato quello di passare da un egoistico pensiero io, qui, adesso, al tutti, ovunque, sempre. Grazie. Oi, scusatemi.